Cari amici di androidblog.it, ciao a tutti dal vostro Alessandro. Dunque, per prima cosa vi chiedo scusa per la tonalità della voce, ma sono due giorni che non sto per niente bene, quindi sto cercando di fare i miracoli. Veniamo a noi. Cosa abbiamo? Nexus 7 contro Galaxy Tab 2. È uno scontro che abbiamo già visto, l'abbiamo visto con il Nexus 7 ovviamente in versione stock e il Galaxy Tab 2 con a bordo la ROM, diciamo l'aggiornamento OTA uscito qualche tempo fa su Sun Mobile, che consegnava a questo tab la sua prima release, diciamo, di Android 4.1.1 Jelly Bean. Dunque, ieri, colto da un attimo di follia assoluta, ho deciso di ritornare a moddare il Galaxy Tab. Follia perché? Ma innanzitutto, tanto vi chiedo scusa per le notifiche che arrivano come al solito, innanzitutto perché devo dire che la ROM stock Jelly Bean andava veramente bene, non aveva praticamente nessun tipo di problema, era molto fluida e quant'altro, però avendo in mano un Galaxy Nexus e sapendo cos'è la versione AOSP di Android, avere un qualcosa di più simile è sempre bello. Così ho deciso di moddarla, dicevo, installando. Precedentemente avevo una channel già in mod 10 che andava bene, ma secondo me non benissimo. Adesso un po' che non la provo, quindi non so dire le ultime nightly boot come vanno. Sono passato alla AOKP, ROM che non, per la quale non faccio una video recensione specifica, perché praticamente le caratteristiche di questa custom ROM le conosciamo tutti. Esiste per un'infinità di dispositivi, quindi per sapere esattamente quale livello di personalizzazione ha, basta guardare una qualsiasi recensione di un altro terminale. La personalizzazione è uguale su tutte, funziona tutto. Volevo piuttosto mostrare, metterlo a confronto con il Nexus 7 in condizioni che possono essere un po' più simili a quelle che erano in precedenza. Cerco di fare una cosa molto veloce, due prove giusto per capire come funziona. Allora, intanto partiamo. Vedete, le ROM sono graficamente sono praticamente identici e cambio lo sfondo di qua, anzi no, lo lascio così per comodità, che non ne voglio in questo momento. Launcher in tutti e due i casi è Nova Launcher che sulla OKP è di default, sul Nexus 7 l'ho installato. Vabbè, è diversa la configurazione della griglia. Adesso, vabbè, se ci fate caso, vedete qua le icone rimangono un po' più alte, qua rimangono un po' più in basso, perché la griglia è configurata un po' diversamente. Ma questo poco importa su quello che è poi l'utilizzo generale. Vi faccio vedere un attimo la fluidità. I widget sono, credo che siano addirittura identici, perché sono piuttosto, sì, infatti. Adesso, vabbè, a farlo con due mani è sempre un casino. Comunque, come potete vedere, non c'è praticamente differenza. Andiamo nel menu. Ok, anche qua graficamente cambia soltanto le impostazioni del launcher, del launcher e del drawer, in questo caso di Nova, ma poco importa. Come vedete, il Nexus 7 è molto più veloce, tanto nel passaggio è molto rapido nel momento in cui si fa scorrere. Questo qua tende a smorzare, però comunque è rapido, è molto rapido, vedete, non ha nessunissimo tipo di problema. Vedete, l'unica differenza che c'è graficamente adesso sono i tre tasti sotto, che io, arrivando dalla ROM stock Jelly Bean di Samsung, ho apprezzato molto il tasto back spostato a destra su questo terminale, soprattutto perché io lo uso abbastanza durante la giornata come telefono e spesso lo uso con una mano sola, e io sono destrorso, non riesco a fare niente con la sinistra e mi viene comodo per tornare rapidamente indietro di una schermata, quindi l'ho spostato di lì sulla AOK, visto che si può fare. Dicevamo, fluidità estrema per tutte e due. Vediamo il menu notifica. Qua ovviamente questa è quella stock che conosciamo del Nexus. Qua abbiamo in più la possibilità di gestire la luminosità del display e abbiamo i vari comandi rapidi per attivare o disattivare le connessioni e quant'altro. Ovviamente questo qua, in questa ROM, è tutto personalizzabile. È tutto personalizzabile, anche, che qualcuno sicuramente me lo farà notare, la tendina, che qua è più trasparente, qua è meno. Sono tutte impostazioni che su questa ROM, su questa custom ROM, sono personalizzabili, quindi diciamo che sono cose che contano poco. Mi interessava principalmente farvi vedere proprio la fluidità, quindi ora apriamo un nuovo tab per tutte e due, vediamo se riesco a tapparci sopra. Ok, preferiti, anzi no, neanche, facciamo direttamente www punto la nostra solita repubblica
Ovviamente siamo con tutte e due sotto rete wifi www. Repubblica, adesso vediamo se riesco a cliccarci insieme, più o meno, comunque vedete, caricamento praticamente istantaneo, ovviamente i colori li avevamo già visti, vabbè, per assurdo, adesso io ho sempre il problema della mano sinistra, quindi riproviamo, però vedete, sembra quasi, cioè non è che sembra, è decisamente più snello nello scorrere per la pagina, il Galaxy Tab, guardate come scorre veloce la pagina, sto cercando di mettere la stessa forza, anche so che è quasi impossibile, però come potete vedere la rapidità di scorrimento è assoluta. Vediamo se riusciamo a ripassare alla modalità desktop in contemporanea, anche se penso che sia quasi impossibile. Tac. Un attimo in ritardo qua al Galaxy Tab, però comunque vedete qua l'ha già caricato il titolo, mentre il Nexus no. Diciamo che non c'è tantissima differenza. Vediamo lo scroll. Sinceramente, boh, non lo so, io continuo a dire che tutta questa grande differenza di comportamento, considerando la diversità di processore, non ce la vedo. Certo, il display sono due cose completamente diverse, lo ribadisco. Nonostante non ci sia questa differenza assoluta di risoluzione, come uno potrebbe pensare, che dice, ah, la risoluzione secondo me è una grandissima, posso dirlo, minchiata. E penso che si apprezzi anche da questi zoom qua, non c'è tutta questa differenza di risoluzione. Adesso aspettate, vi zoomo anche per farvi vedere che alla fine non c'è tutto questo. Il colore è decisamente diverso. Da una parte è molto ghiaccio, forse un po' troppo sparato. Qua è un po' più sul naturale, anche se ho notato che spesso e volentieri il bianco tende a rosa. E questo era per farvi vedere come gira la ROM e che differenza c'è. E sono stato un po' criticato qua e là per quello che ho detto sul comportamento del Nexus 7, perché sembra un po' una di quei il Nexus 7 sembra un po' uno di quei mostri sacri che in realtà sono intoccabili. Sinceramente io non tifo né per uno né per l'altro. Il Galaxy Tab l'ho comprato non per chissà quale motivo, ma perché volevo un tablet che fosse anche in grado di telefonare, cosa che il Nexus 7 purtroppo in questa versione non è capace a farlo. Vedremo se poi uscirà la versione 3G che lo permetterà oppure no, non si sa. In realtà, secondo me è stato un acquisto assolutamente azzeccato, perché ripeto, la ROM, questa customer qua, è assolutamente eccezionale. Ripeto, le animazioni con la Cyanogen non erano così rapide e veloci. Invece su questa qua sì, mi trovo benissimo, mi piace un sacco. Vedete, il passaggio tra i menu, ripeto, è assolutamente. Vediamo magari anche il pitch to zoom nella galleria, tanto per farci un'idea. Prendiamo un'immagine a caso, non ce l'ho adesso due uguali, perché l'ho appena formattato, come dicevo, ho appena flashato tutto, però vedete, assolutamente preciso e funzionale. Secondo me non si differenziano per niente, cioè sinceramente non mi sento di dare un voto a favore di uno o dell'altro. La differenza sta nell'hardware alla fine della fiera, che comunque il Galaxy Tab dovrebbe pagare pegno, invece in realtà si comporta più egregiamente. Comunque bella ROM, funziona tutto. Per chi è interessato, io avevo un problema con la Cyanogen Mode, che l'auricolare, il microfono dell'auricolare in chiamata durante le conversazioni non funzionava, quindi ero obbligato a utilizzare viva voce. Con questa OCAP il problema è risolto, funziona perfettamente. Sinceramente l'unico difetto che ha, che se andiamo nelle telefonate, vedete, c'è il problema di qua sopra della barra blu che va ad accavallarsi con la prima riga. Avviene anche nei contatti, vedete, la barra blu. Ma c'è anche sulla Cyanogen Mod questo piccolo inconveniente, vedete? È l'unico problema che ha, sinceramente. Il resto è veramente eccezionale. Niente, per il momento, cari amici di androidblog.it, è tutto. Vi rimando alle prossime prove. Per qualsiasi domanda sono sempre a vostra disposizione. Ciao a tutti dal vostro Alessandro.